Cari amici di pomeriggio, eccoci a un altro dei nostri appuntamenti con l'uomo da Milano, Simone Zappacosta, è di nuovo con noi in collegamento. Ciao Simone. Ciao Barbara, ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora Simone, la puntata di oggi è veramente ricca, 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 ricca. Quindi io direi di non perdere tempo. Di cosa parliamo? Parliamo di diverse cose e partiamo da come la musica può a Milano uscire dai suoi luoghi canonici come i club e le sale concerti, ma può finire proprio in strada. Infatti, per l'anniversario dei 10 anni dalla nascita di un'etichetta importante, indipendente ma molto importante, che è Maciste Dischi, si sono trasferiti all'interno di un'edicola nella strada in centro a Milano e l'hanno occupata, stando lì per un po' di giorni, facendo degli showcase e vendendo il proprio merce e dando la possibilità a tutti i fan dell'etichetta, degli artisti dell'etichetta, di ritrovarsi lì, ascoltare musica e stare insieme. Insomma, diciamo che l'etichetta appunto Maciste Dischi è un'etichetta indipendente e insomma questa originalità e questa indipendenza, come dire, la esprime anche in questo modo, no? Con questi eventi promozionali di avvicinamento anche al pubblico e di, così, di vicinanza con il territorio, con la città, con le persone. È molto Sì. interessante. Tra l'altro, Milano, insomma, non è nuova a questi esperimenti. No, infatti Milano permette di poter fare queste cose estrose, quindi per chi ha un'azienda, soprattutto un'etichetta musicale che ha a che fare con i ragazzi e con il pubblico, va a nozze con questo tipo di comunicazione, perché trasferirsi proprio lì in un'edicola, che è una cosa un po' strana, è molto carino. Sì, molto carina. Tra l'altro ricordiamolo perché Maciste Dischi è un'etichetta indipendente, ma ha tirato fuori, insomma, diversi cantautori molto, insomma, sulla cresta dell'onda anche. Sì, la storia è una storia importante perché è stata una dei fari, delle etichette faro del periodo di nascita della musica indie, che adesso è diventata ormai per noi la musica mainstream, però dall'inizio, dal 2016 in poi, è iniziato a sfornare tutti quegli artisti che sono diventati di riferimento per quel genere e che poi sono arrivati addirittura con Gazzelle e con Fulminacci a Sanremo. Loro sono un po' l'esempio di come trattare un artista da zero e portarlo ai massimi livelli del mainstream, ma insieme anche agli altri artisti che sono un po' più piccoli che stanno intraprendendo la loro strada e che sicuramente sarà rosea per loro. Possiamo citare Giuse Delizia che ha fatto uno showcase proprio lì in edicola, ma tanti altri come Pablo America, Santo Stefano, sono artisti un po' più piccolini adesso, ma che se seguono le strade di Fulminacci e di Gazzelle possono andare molto avanti. Ecco, il ragazzo si farà anche se ha le spalle strette, diciamo, eccolo. Questo denota il mio essere, insomma, un po' agemane. Sono quei classiconi. Senti, però non solo di Maciste Dischi parleremo in questa puntata, perché invece, diciamo, si è conclusa da pochissimo una settimana molto importante a Milano per chi ama la musica. È proprio così, perché l'essere in strada di Maciste Dischi, quindi uscire dal club, uscire dalle sale concerti ed entrare in strada, fatta da apripista, quella che poi è stata ed è, si è conclusa la settimana della musica, la Music Week, che tutti gli anni regala agli appassionati di musica l'opportunità di partecipare a dei panel, a delle discussioni, a degli eventi e soprattutto ai concerti, perché si parla di Music Week e non può non esserci la musica come Direi, epicentro. direi. E quindi, insomma, è una settimana dove spieghiamo un pochino ai nostri spettatori come funziona. Ci sono svariate location in cui avvengono appunto cose, come hai detto, quindi sia talk, sia convegni, si parla di musica, ci sono feste. È proprio così. Come tutte le settimane che a Milano siamo abituati noi a subire e a vedere e a partecipare, come quella del design, quella della moda, eccetera. Mi piace La che dici settimana della musica. subire per quanto riguarda il design. Quella della musica non la subisci, vero? No, partecipiamo.
quindi c'è un headquarter. Tra l'altro, scusami, ti interrompo, partecipiamo perché in effetti fate parte anche voi di questo grande putpurrì di eventi e di situazioni che si creano alla settimana della musica, perché ogni mercoledì diciamo che alla Santeria hai hai dei live acustici che porti e mercoledì all'interno della settimana della musica c'eravate anche voi. Sì, come la boutique, che è il format con cui partecipo io attivamente con Santeria attraverso la direzione artistica, abbiamo fatto uno special, quindi uno special della boutique, che è il format di live acustici che portiamo tutti i mercoledì alla Santeria Paladini, e ci sono stati diversi concerti, quindi di solito facciamo esibire 4 artisti, questa volta abbiamo diviso le sale, abbiamo fatto 8 artisti che si esibivano in alternanza su una e sull'altra, quindi è stato un bel regalo che abbiamo fatto a chi partecipava, perché potevano partecipare a più concerti e godere di più musica, tutta sempre di artisti emergenti e showcase di etichette indipendenti. Beh, quindi, insomma, una settimana della musica che ha travolto Milano, come ogni buona settimana fa in questa città, che è sempre veramente ricchissima di novità. Io adesso, guarda, uscendo un po' fuori dal contesto stretto degli argomenti che stiamo trattando, ma com'è vivere in una città che veramente offre così tanto in ogni momento dell'anno? È sicuramente stimolante, perché come ho detto prima, queste settimane si subiscono, perché poi andando in giro magari tu non sei a conoscenza di che cosa c'è, proprio non sei a conoscenza del calendario preciso di tutti gli eventi che succedono, però ti si vengono messi in faccia poi una volta che fai una passeggiata e ti puoi incuriosire. Ad esempio, la settimana della Music Week, che è appena finita, c'è un headquarter che è al base di Milano, dove ci sono tutti i meeting, c'è il Line Check, che è un festival che unisce la musica suonata e la musica come business, quindi tutti i talk, i meeting con i soggetti internazionali, appunto, che vengono a Milano a discutere di musica, ma poi tutto intorno ci sono dei club che organizzano dei convegni, dei locali che fanno delle serate apposite per la Music Week, quindi è facile che tu ti trovi lì inconsapevole, ma poi vai a partecipare, anche perché gli argomenti trattati sono molto interessanti, perché trattano anche la comunicazione, i social, non solo la musica strettamente scritta e suonata. È come tutte le altre settimane che ci sono a Milano, quindi ti imbatti in queste cose e ti incuriosiscono. Tra l'altro, sempre di altissimo livello, diciamolo, cioè ci si imbatte in situazioni in cui si parla di vari settori, varie anche strumenti, ecco, di comunicazione, ma anche di produzione, eccetera, ma sono sempre contenuti di altissimo livello, con spesso relatori che sarebbe un peccato perdere. Sì. Sì, sia lato business, dove ci sono i maggiori esponenti delle etichette, le major e di quelle indipendenti, che sono comunque le etichette importanti, ma poi ci sono anche gli artisti che partecipano e danno le loro opinioni, le loro esperienze, quindi le condividono con tutte le persone che vogliono partecipare ai talk, ad esempio. Quindi per un amante della musica o anche una persona, un fruitore medio della musica, ha la possibilità anche di approcciare uno dei suoi idoli, un artista mainstream che è lì per fare un piccolo showcase, oppure proprio raccontarsi in uno degli eventi. Senti, ma una etichetta come la tua, no? Che vantaggi può trarre da questi eventi? Anche un vantaggio di tipo relazionale, cioè si creano situazioni in cui si fanno pubbliche relazioni? È assolutamente la settimana giusta per fare pubbliche relazioni, ma è anche la settimana giusta per organizzare degli showcase. Noi quest'anno, non direttamente, ma negli anni passati, abbiamo organizzato uno showcase della nostra etichetta che faceva parte del calendario ufficiale della Music Week. Quindi tutte le persone che andavano a sfogliare il calendario vedevano che nel locale specifico c'era lo showcase di pezzi dischi, gli incuriositi o le persone che avevano piacere di venire, veniva ad ascoltare la musica e a parlare direttamente con noi per qualunque motivo, sia di lavoro che di piacere.
Chiaramente una vetrina importante, insomma. E va bene. Allora, Simone, io direi che nel lasciarci, noi ci salutiamo e manderemo il video che ci hai procurato, no? Andando a seguire le varie cose della settimana della musica milanese. Io quindi ti saluto e non prima di averti chiesto, sappiamo già di cosa parleremo la prossima settimana o sarà una sorpresa? Facciamo che sarà una sorpresa. Sarà una sorpresa. Bene. Aspettiamo di capire, Milano, cosa ci servirà in questo caldo piatto di venerdì prossimo. E allora, caro Simone, io ti saluto e quindi ti saluto e ti do appuntamento a venerdì prossimo per un'altra puntata del nostro Uomo da Milano. Ciao Simone. Ciao a tutti, grazie, grazie mille, ciao a tutti. E cari spettatori, vi lascio con le immagini da Milano di Simone Zappacosa e delle sue visioni, delle sue scorribande alla Music Week milanese, e poi si torna in studio. Thank you.